Con una nuova ordinanza pubblicata all'Albo Pretorio, il sindaco di Viadana Nicola Cavatorta ha rimosso il divieto d'accesso all'edificio di via Manfrassina, che lo scorso 12 gennaio aveva subito un vasto incendio, per i proprietari e gli inquilini dell'immobile che debbono accedere alle unità per compiere sopralluoghi o recuperare i propri effetti personali, purché gli stessi entrino sotto la vigilanza dei tecnici e delle imprese deputate alla messa in sicurezza e al ripristino dello stabile. Rispetto all'ordinanza precedente, pertanto, non si rende più necessaria la presenza dei vigili del fuoco. Permane il divieto di utilizzo dell'edificio a fini abitativi da parte degli inquilini. Ordinanza che in questo caso è meno restrittiva, dà la possibilità agli inquilini di poter accedere ai locali per dei sopralluoghi, per il recupero degli effetti personali senza più la presenza dei vigili del fuoco. Sarà sufficiente la presenza dei tecnici incaricati. Questi ultimi hanno già provveduto a una messa in sicurezza dello stabile, seppur parziale. Da parte dell'ufficio tecnico non c'è nessun problema di rilasciare l'abitabilità degli appartamenti dal momento in cui vengono fornite le certificazioni del caso. Naturalmente, pian terreno e primo piano sono i piani naturalmente meno colpiti. Gli appartamenti situati sotto il tetto sono quelli che hanno subito più danni. Diversi inquilini hanno comunque trovato già una sistemazione alternativa. Speriamo che nelle prossime settimane si possa trovare una soluzione definitiva a questa problematica. Intanto una buona notizia che dà speranza: da martedì una delle famiglie che ha perso quasi tutto nell'incendio entrerà nel nuovo appartamento in affitto, ma dopo quanto accaduto sarà quasi come essere a casa.